Muzzo, stavolta ti appioppo una mia idea. Johnny non ci serve, uso un mazzo ovviamente nuovo perché sennò staremo 3 ore, perché andrò a fare una serie di situazioni tipo queste. Guarda, innanzitutto voglio mescolare il mazzo per crearne un caos, tenendo alcune carte, faccio un altro, altre faccio un gioco, ok? E non te lo faccio, te lo faccio pure 2 volte. Così da complicare tutto. Direi che è più puro di così, proprio. No. Ora ti pregherei di dirmi stop. Come vedi, non ci sono sì. Dove vuoi mi dai uno stop. Stop. Qua? Sì. 9 di picche, ricordiamocelo, eh? Sì. Pensi che potremmo capire in un mazzo così caotico dove possa trovarsi questo 9 di picche? No. Penso sia impossibile. Ok. Ma tu lo sai che io amo essere un po' più complicato. Dimmi stop. Stop. Qua? Sì. 3 di quadri. 9 di picche. 3 di quadri. Ok, mescoliamo. C'è una cosa più bella. La gente dice no, ma qua non potranno dire che non siamo mescolati. E perché no, dai, abbiamo dato 2 prima a quello, diamo 2 adesso per quest'altro. Posso? Ora che succede? Se io vado a prendere il mazzo di carte, ho delle carte faccia, torso contro torso, così. Invece noi abbiamo scelto che cosa? 3 di quadri e 9 di picche. 3 di quadri e 9 di picche. Solo 2 carte sono facce in alto. 3 di quadri e 9 di picche. Eh? Non ti vedo soddisfatto. Però posso garantirti che nessuno delle due ha mai lasciato la sua posizione logistica. Lo così. Il 9 di picche si trova esattamente dove dovrebbe stare fra l'8 e il 10, e il 3 di quadri si trova esattamente dove dovrebbe stare fra il 2 e il 4. Che dire? Che nome gli vogliamo dare a questo effetto? Double surprise! Suggeriteci nei commenti. Suggeriteci nei commenti. Va bene. Questo è tutto. Ciao, alla prossima.
Thank you.